tutte le recensioni del libro parlano di questi due temi, del bagno e del denaro, il che mi fa pensare che ci sia anche un terzo tema di tipo tipicamente psicanalitico e scatologico, diciamo, per cui io non voglio più, come dire, dare adito all'idea che questo sia un romanzo che l'autore abbia questa ossessione per il denaro, perché non è esattamente così. Il libro è un romanzo che è stato scritto in 4 anni ed ha avuto varie stesure. Così si lavora in Mufaz, che in questo senso riprende il lavoro interrotto, diciamo, dalle grandi case editrici di cultura degli anni 60, 50, 40, cioè così si faceva, cioè si lavorava un libro finché non era pronto. Questa, diciamo, è un romanzo che si potrebbe definire, che gli americani definiscono character driven novel, cioè un romanzo interamente incentrato su un personaggio, trainato, come dire, potentemente o non potentemente, a seconda di come lo si giudichi, dalla figura di questo Vicca Malero. L'ossessione di Vicca Malero, come mi ha giustamente detto questa filosofa straordinaria che si chiama Franca D'Agostini, che ha scritto il libro Analitici Continentali, una grande filosofa, lei ha fatto una bellissima recensione dal vivo, che adesso qui diventerà un testo del libro, e dice: non è il problema del denaro, ma è il problema del rapporto con i fenomeni, insomma, la realtà. Cioè, questo personaggio, succede questo, a 19 anni, come tutti i 19enni, ha un momento di scoramento, diciamo, di tipo sentimentale, e si chiude in bagno perché decide che questo chiudersi in bagno può essere più ricattatorio nei confronti di sua mamma. E allora inizia una lunga discussione con la madre, al termine della quale, il tema della quale è il suicidio, diciamo, come tutti i 19enni che si vogliono suicidare. Sempre più spesso, peraltro, indipendentemente dalla storia del libro, io leggo delle storie di ragazzini che si buttano giù dal balcone per un brutto voto, oppure che insomma, prendono delle pasticche e muoiono per un brutto voto, cioè per motivi, quelli che si definirebbero futili motivi, ma che sono considerati futili motivi solo dopo i 30 anni, praticamente dopo i 50, dopo i 40, insomma, quando diventa adulto. Mentre lì, in quel caso, erano tutt'altro che futili, comunque in ogni caso. La domanda sul rapporto con l'architettura, io ci tenevo molto a essere qua, non solo perché ho un po' diretto, diciamo, questa festa quando era in Sardegna insieme a Stefano, e perché fa parte di un progetto, come dire, più ampio di collaborazione tra la letteratura e l'architettura, ma perché in tutto il libro tutte le emozioni dei personaggi sono espresse attraverso argomentazioni spaziali. Uno è questo, che peraltro è una storia vera, e anche in parte è una storia assolutamente, una delle poche cose veramente prelevate dalla realtà inserita dentro di loro. E l'altra invece è un miliardario di Santo Cassi, insomma, diciamo, come direbbe questo Arnold, felice di aver avuto successo a discapito degli altri, che dice: siedo su 8.000 miliardi di vecchie lire, e al quale a un certo punto Vicca Malero chiede, fa questo ragionamento, si trova in questa architettura in mezzo al mare, questa colonna che è un ex centro petrolifero, come si dice, piattaforma petrolifera, e lui, che Vicca Malero finge di essere un architetto, che insomma è un nuovo faccendiere nel suo essere lì, arriva a questa cosa, incontro, ha fatto questo incontro, e lui pensa questa cosa, dice: se questa donna è così ricca, così come questi super fanta miliardari di Gresti, Berlusconi, così, cambiare completamente la mia vita non cambierebbe di un millimetro la sua. Ciò nonostante non lo farà. E ciò nonostante, però, mentre lei chiede qualcosa, perché riguardante il motivo per cui lui dice qualcosa su questo progetto architettonico da fare in questa colonna, appunto in questa ex piattaforma metallica, lui impazzisce e le chiede dei soldi, le chiede, le dice: ma perché, pensa, tutto sommato, perché questa persona non può darmi tutto, non può darmi la parte, scusate. È fondamentale questo, perché poi appunto questa Franca D'Agostini, ha proprio individuato in questo una relazione con un filosofo che mi sembra si chiami Pogge, però io non ho controllato, devo dire, perché è successo l'altro giorno, non ho avuto ancora modo di estendere la mia curiosità su questo filosofo, che sostiene proprio questa idea che è molto più semplice la giustizia, diciamo,
a raggiungere un certo tipo di giustizia economica, finanziaria, sociale, quindi anche sociale, è molto più semplice di quanto sembri, perché basterebbe che le 1000 persone, 10.000, 20.000, cioè le persone più ricche donassero una parte un influente ai loro fini, del loro patrimonio, a persone che ne hanno bisogno, o a istituzioni che possono... Insomma, l'idea di questo scambio, ecco, diciamo che Michele Amadeo non è ossessionato dal denaro, è ossessionato dalle situazioni in cui avviene uno scambio. La fidanzata che gli dà i soldi, il padre, la madre che fa la scommessa, questo miliardario che scambia un re, una cosa... Questa miliardaria, ovviamente, quando lui gli fa questa proposta, lei risponde semplicemente non è una buona idea. E gli dice una cosa, io devo dire la verità, che poi quando scrivi un romanzo dopo un po' non ti ricordi più quello che hai scritto, per cui mi aveva molto stupito quando era stato letto, però lei dice una cosa molto molto significativa, dice io credo che i soldi, dice una cosa, ecco, non mi sembra una buona idea, le buone idee, dice la miliardaria, per me fanno fare soldi o soddisfano qualche tipo di piacere. Questa non funziona né in un senso né nell'altro, mi sembra. Forse no, ma credo che, lui dice, e inoltre, dice sempre la mia, dovreste sapere che questo tipo di richieste sono richieste che fanno gli amici e noi non siamo amici. Dice, io forse ho sbagliato, le chiedo scusa se ho sbagliato, quindi inizia da lì il momento di umiliazione del personaggio, perché c'è l'ultima 100 pagine di crollo verticale di questo personaggio, perché lui è sul tetto del mondo, il suo mondo, vicino a questa miliardaria, per cui prova quasi un'ossessione erotica, grassa, molto, però comunque c'è una specie di idea mediterranea, tipo quella che c'è a Gozo, a Malta, insomma, questi cosa, come dire. E lui dice, tu hai spezzato un momento di lavoro, un momento di professionalità con una richiesta che non ha nessun senso per me. Pensaci bene, nessuno. Tu pensi che solo perché uno è ricco dovrebbe dargli i propri soldi, dovrebbe darli a te, ma io i miei soldi li do soltanto a pezzi di me stessa. Mi capisci? Miei figli. Mi hai innervosito, lo capisci? Mi hai innervosito. Non so perché, ma mi hai innervosito da morire. Sai cosa significa se qualcuno arriva con un cucchiaio e pretende di toglierti via un pezzo di pelle, così con un cucchiaio? Abbi pazienza, tu mi hai veramente rovinato la giornata. La giornata, capisci? Non voglio più vederti qui. Prendi quel che devi, mettiti d'accordo con l'architetto e vattene.